Salve ragazzi, buongiorno, benvenuti, bentrovati sul canale. Questa mattina facciamo una sbarbata con un prodotto nuovo che chi ha guardato il video, prima lo so, nuovo per me naturalmente, esiste da tantissimi anni. Dunque, andremo a farci oggi questa sbarbata con il Figaro Mousse. Beh sì, in effetti. E con olio di argan, vedete? Guardiamo un po' di qua, forse possiamo guardarlo un po' meglio. Olio di argan, Figaro Mousse, è nuovissimo, non l'ho ancora per niente provato e l'ho acquistato, come avete visto dal video, su un sito che poi ho preso anche da un altro sito, naturalmente il dopo barba Mousse, lo specifico, quello che era già da un annetto quasi che volevo comprarlo, ma non lo trovavo insieme ad altre cose interessanti, quindi diciamo era stata un po' difficile la ricerca. Adesso ci sono riuscito e quindi sono due prodotti nuovi per me che vado a provarli per la prima volta. Andremo a realizzare la schiuma nella nuova ciotolina della Fine in ceramica che avete visto anche naturalmente all'interno. E userò il pennello sintetico della Zenith, perché i nuovi pennelli devo ancora attivarli, non li posso utilizzare ancora. Per questa sbarbata ho deciso di utilizzare il rasoio Kenzie Twist, Kenzie dorato, con la sua apertura a farfalla. Guardiamolo anche sempre di qua per vedere quello che è il gap, notevole, e diciamo i canali di sfoco abbastanza pronunciati. È un bel massiccio ma economico, massiccio ma economico. L'ho armato con la Bolzano inox. Andremo anche a disinfettarci anche con il nostro allume di rocca, come sempre. Intanto incominciamo a bagnarci il viso. Che nel frattempo prende un po' di umidità. E spostiamoci di qua per andare a realizzare la nostra schiuma. Cucchiaino, penso che questi basta. Scusate, avevo dimenticato anche questo nel caso di qualche, perché c'ho qualche brufoletto. Dunque, continuiamo. Mettiamo nella ciotolina, che poi è una ciotolina molto bella. L'ho vista utilizzare tempo fa. Metto un po' d'acqua così l'acqua ammorbidisce un poco. Quindi aspettiamo da Andrea Tarezzi, che saluto con un abbraccio. Volevo prenderla su sbarba, ma sbarba poi era in ferie naturalmente, io ho fatto l'acquisto prima. Vabbè, acquisterò qualche altra cosa su sbarba in un altro momento. Volevo prenderla questa lì sopra, aggiungo con qualche altro prodotto naturalmente, che uno solo non ne vale la pena. Volevo dare qualche indicazione del pennello, il sintetico della Zenith, è un sintetico ovviamente con delle setole sbiancate, quindi imita il maiale sbiancato. È un'altezza di 13 cm, un manico di 6 cm e mezzo, un ciuffo di 6 cm e mezzo, un nodo di 25 mm, 2,5. Mentre per il sapone, che già conosciamo tra l'altro, la fragranza più importante invece è quella proprio del
del dopobarba: bergamotto, mandarino, zenzero, coriandolo come testa. Come cuore andiamo sandalo, pigmento zafferano, legno di oud. Poi come finale abbiamo, diciamo, ambra, olibano, assoluto di tabacco, vaniglia. E diciamo, dicono che sia della famiglia olfattiva tabacco, legno speziato. Questo per un'informazione per chi non lo sapesse. Spostiamoci qui, guardiamo, avete visto, ci sta dell'acqua che è già ammorbidito. Io una parte lo butto via e l'altra parte incomincio a fare la schiuma. Questa settimana è stata terribile per me, non ho potuto guardare tanti video e niente, poi ci sono riuscito in ultimo per dei problemi lavorativi e naturalmente familiari. Qualche giorno in più ho preso di ferie al lavoro, ho potuto fare delle altre cose poi, ma poi... Infatti anche Fabio la settimana scorsa non si è sentito bene, anzi che saluto con un abbraccio caloroso, che ha fatto il video per qualche giorno dopo per il gemellaggio. Mi ha fatto tanto piacere vederlo attivo. Dunque, veramente una ciotola più grande offre tanto per davvero. Questo monsieur è un dopobarba, monsieur in effetti, in francese, è un dopobarba che, diciamo, circa un annetto fa, Claudio D'Incalci della Lama e il Pennello, lo saluto con un caloroso abbraccio, fece la presentazione e la recensione su questo prodotto, che poi non sempre questi prodotti si riescono a trovare facilmente. Scarichiamo il pennello. Troppo mi è dispiaciuto che non ho potuto partecipare al, diciamo, al gemellaggio di questa settimana, perché proprio domenica mi è proprio impossibile alzare tanto tempo. Ho messo troppo sapone, però bella profumazione. Mettiamo un altro po' di acqua. Mi è stato impossibile poter proporre o fare un gemellaggio questa settimana o qualcosa, per chi proprio non ho proposto niente. Ragazzi, guardate quanto è bella. Però questa ciotolina in ceramica della Fine è molto comoda, perché ecco, io è la prima volta che uso una ciotolina grande. Voi sapete, ho usato quella piccola, quell'altra della Proraso, che comunque è alta, però è stretta, e diciamo che con questa sto avendo qualche agevolazione. Guardate che bella che è, dovete guardare, guardate qua, dell'agevolazione, perché giro. All'interno c'ha naturalmente le alette, quindi di rialzi, che riesce a dare una schiuma, ad aiutare il pennello a scaricarsi e ricaricarsi in automatico, perché lo, diciamo, strofiniamo su questi. Ma il bello è che, come vedete, si allarga, io spingo giù con il pennello e non mi esce fuori la schiuma come mi esce fuori con le altre due ciotoline. Ovviamente un po' di meno, un po' di più, comunque la ritengo più comoda. Questo è solamente per dare un mio giudizio su questa ciotolina, poi andremo a provarla ancora con svariati saponi. Intanto incominciamo a fare la nostra bella insaponata. Eccola. Salutato Fabio, salutato Andrea D'Arenzia, Fabio Cancellieri, Claudio D'Incalci, beh, sono i soliti tre che ci salutiamo un po' in più, ma approfitto ancora per salutare gli altri amici: Ivan Baggio, Paolo Formisano, tutti gli altri dell'Instagram che io
frequento pochissimo purtroppo, su Instagram, frequento anche quelli di Facebook e degli altri gruppi, ogni tanto mi ci metto un'ora lì sopra, ma mi è così difficile. Do un abbraccio caloroso di ringraziamento e di benvenuto ai nuovi iscritti di questa settimana e un caloroso abbraccio a tutti gli iscritti e partecipanti del canale, delle loro chiese di passaggio. Allora ragazzi, questo pennello, riconoscete i pennelli sintetici poi della Zenith, anche questo è economico, il rapporto prezzo-qualità è una favola. Il sapone è la prima volta che uso questa Argan Mousse, che in effetti questa Argan Mousse è un con olio di argan, mentre io ho l'altro Figaro, quello classico, che ne sono contento comunque, ma questo ha una profumazione un po' più accattivante. Per quanto riguarda invece il dopo barba, non l'ho ancora usato, però ho usato mettendolo un po' qui e mi piace, bello accattivante e anche persistente. Da più un'idea, appunto, come diceva in un commento Claudio, che è più indicato, sembra quasi più un profumo che un dopo barba, è vero. Poi vedremo col tempo la persistenza dopo aver messo e vediamo un po', andremo a dargli una situazione. Come al solito ho messo un sacco di sapone, avete visto un cucchiaino, ma quel cucchiaino è il risultato. Bene, Kensit Vist armato con Bolzano inox, sempre le mani ben asciutte, pelle tesa, ovviamente lo dico per chi è alla prima volta e vuole intraprendere il favoloso percorso lo scolo c'è. Io sono andato molto leggero perché la bagna è più di un giorno, per cui vado molto leggero per non irritare tanto la pelle, poi tanto abbiamo gli altri passaggi. È meglio che taglio poco, superficiale, ma evito di andare profondo. Questo è un rasoio molto bello, lo sto riproponendo per chi eventualmente vuole iniziare con questa rasatura tradizionale, naturalmente a simpatia per un twist che è sempre un tantino più aggressivo rispetto, aggressivo tra virgolette, rispetto a quello tre pezzi sempre del Kensit o magari con di altri rasoi, insomma, di questa fascia qui. Però rapporto prezzo qualità che perdona, io dico sempre, perdona anche qualche distrazione, e diciamo per i neofita è possibile distrarsi qualche volta in più rispetto a noi che usiamo già da un bel po'. Penso che si vede come sono lunghi i peli qui, li potete vedere. Andiamo per la di traverso. Che brufoletti che ho preferito. Perfetto.
andiamo per il contropelo. Ecco qua. Lo so che ultimamente ho fatto un po' degli acquisti che poi da tanto tempo io non facevo acquisti, e c'è ancora un altro pacchetto che deve arrivare, ma comunque è qualcuno in pensieri, anche se un carrello l'ho completamente svuotato, cambiando del tutto. Ma ad ogni modo, gli amici tentatori, tipo Marco Ponente, che saluto con un abbraccio, no, ma Michele Ponente, saluto anche lui con un abbraccio, ma anche lui, anche a Marco, che ho visto dei suoi video. E se ti piacciono questi, ci sta questo e ci sta quest'altro. Poi ci sta l'altro, Paolo Formisà, che dice, c'è questo speciale di questa, mi coinvolgono. E non so alla fine cosa succede. Ma intanto però riescono a dare lo spunto, ad andare a guardare. No, ma ci stanno altri due della extra che sono sicuri. Guarda, c'è questo qui che è americano che viene così, c'è quest'altro qui. E cosa si fa? Vabbè, per noi appassionati poi passa un po' di tempo naturalmente e riprendiamo a fare acquisti, perché non ci accontentiamo mai. Dunque, contropelo. Aggiustiamo anche qui, così non ci ritorniamo. Ecco qua. Adesso è molto scorrevole questo sapone, molto scorrevole questo prodotto, che poi lo sento un po' sotto mano, diciamo, le parti che lubrificano la pelle. Sempre con una certa delicatezza, perché poi diventa. E voilà. Dunque, questo sapone per me, rapporto di prezzo qualità, promosso a pieni voti, come lo era anche tra l'altro quello classico. Questo un tantino in più per dei componenti all'interno, degli oli un po' più, diciamo, ma sto tirando proprio troppo assai. Poi dico alla pelle, poi vado a cercare. Ma dove c'è sta necessità di tirare così tanto? Però pare se uno non lo fa, pare che non si sente bene. Vabbè. Dunque, dicevo, questo qui è a pieni voti per degli oli in più e la profumazione che è più accattivante. Indiscutibilmente, sempre tenendo presente il rapporto prezzo qualità. Scusate, mi chiamo. Eccoli qua. Dato che è rimasto moltissimo sapone, no? Vedete. E approfitto per fare un passaggio
con la schiuma e toglierla con l'allume di rocca. Così facendo sentirò meno bruciore e i grassi resteranno maggiormente vicino alla pietra. E io sento un beneficio quando faccio questo servizio qui. Non è che sia necessario o meno, però c'è tutta questa schiuma, guardate. Ma è possibile, guardate qua. Guardate. Questo anche è un altro discorso che va, diciamo, in favore del sapone. In favore del sapone perché, come dire, anche la resa, avete visto un cucchiaino? Enorme. Enorme. È vero che abbiamo usato un pennello di sintetico che non assorbe, volgarmente diciamo, non mangia molto sapone, e anche questo è, però avete visto quando ne abbiamo fatto, vale a dire che forse mettiamo un bel maialozzo bello grande, ci sbarbiamo senza nessun problema con la quantità che abbiamo messo, restando soddisfattissimi della quantità di schiuma e della qualità della schiuma, perché come avete visto era bella compatta. Abbiamo asciugata la pietra al lume, mettiamola a posto, siamo qui. Il pennello ne abbiamo già parlato, vale prenderne ovviamente in considerazione, dato una sciacquatina superficiale. È un pennello che, diciamo, rapporto prezzo-qualità favoloso, stupendo, cosa che io prevalentemente guardo sempre. In quanto invece alla ciotolina che andiamo a pulire, guardate un poco qua, guardate, adesso stavamo parlando, no? Della resa, guardate, ancora sapone che è rimasto. Diciamo che è una bella resa, su. Adesso la sto sciacquando, ma sicuramente questo io lo sto notando adesso perché è la prima volta che io uso, ecco, abbiamo tolto tutto qua, io uso questo sapone, ma tanti di voi magari già conoscono queste cose, ma io lo dico per le mie sensazioni provate al momento e ovviamente per chi non lo dovesse sapere. Scusate, mi sciacquo. Ho detto, vero amici, che saluto tutti gli amici iscritti del canale, tutti quelli dei gruppi che ho il piacere di farne parte, anche se frequento poche, in particolare il gruppo di Instagram di Fabio Cancellieri, che ci vado tantissimo poco, perché non lo so, quell'app è un'altra app accesa, un'altra, si consumano subito batterie, cose, boh. Ma poi il tempo non c'è proprio. E mi farebbe piacere, ultimamente, questa notte, ho guardato che nei giorni passati ci sono stati discorsi in virtù allo sbiancamento del pennello, dove io ho fatto un video sbiancamente, appunto quello che dicevano, che appunto confermava anche Ivan Vaggio, confermava acqua ossigenata e bicarbonato, così ho fatto io e ho dato nel video, si vede i miei due pennelli ben diciamo, erano tre ben sbiancati. Bene amici, andiamo ad usare l'ossia della Figaro. Sembra un liquore. C'ha il suo beccuccio di protezione. Molto alcolico. Naturalmente si sente. Però è bello.
Questa è la prima sbarbata, io l'ho solo provato prima sul Milan, quindi diciamo, vediamo un po' come va. Non metto la crema, come sapete, per chi mi segue, che dovrò usare fra una mezz'oretta che si asciuga un po' dopo barba, una crema specifica per il bruforetto. Lo dico perché magari qualcuno per la prima volta dice come non la usa più. No, non è che non la uso più, la uso, ma adesso non posso usarla, devo usare quella. Bene amici, che dire poi di questo dopo barba? È da prendere. Innanzitutto è da prendere il sapone, avete visto come il funzionamento costo rapporto profumazione è resa. Capisco anche che magari qualcuno dirà: Giovanni, ma questa ciotolina è ben fatta all'interno e ai lati, riesce man mano che passa il pennello. Sì, ma le ciotole da barba dovrebbero essere queste per fare, sono queste, diciamo, per fare la schiuma all'interno. Quelle lisce servono solo per inglobare la crema o il sapone all'interno del pennello per poi fare ovviamente la schiuma sul viso, il face lettering, come dicono. Bene amici, il rasoio è da riprendere sempre in considerazione per chi eventualmente sta all'inizio. È un buonissimo anche per chi è espertissimo, è un buon rasoio twist, molto bello, ce l'ho da un anno e mezzo, due, l'ho usato quelle volte che l'ho usato, c'è nella playlist Le Sbarbate con Attiviste, che non è l'unico, e non si è per niente rovinato né niente, quindi diciamo è stato fatto anche bene. Bene amici, grazie per l'attenzione. Vi abbraccio, vi lascio un saluto a tutti quanti. Naturalmente, man mano che potrò avere del tempo e farò delle sbarbate, andrò ad utilizzare questi prodotti nuovi che avete visto, e poi arriveranno ancora un altro che deve arrivare e eventualmente qualche altro acquisto. Intanto, man mano usiamo questi e poi cominceremo ad usare il pennello, specialmente quelli che adesso farò, diciamo, l'attivazione, e poi lo potremo usare. Grazie ancora, un abbraccio a tutti. Ciao. Alla prossima sbarbata. Ciao!